Cioppi ce la mette veramente tutta per essere un buon ragazzo. È molto grato al Signore per tutto ciò che ha fatto per lui. Cioppi? Cioppi? Cioppi! Ti piacerebbe trovarti in pagella un bello zero in condotta? Sì, certo, Signore. Ah, sì? Allora provvedo subito. Cioppi, Cioppi. Sì, Cinzia, che cosa vuoi? Mi sembri un po' distratto. Ecco tutto. C'è qualcosa che ti preoccupa, forse? No, proprio niente, te l'assicuro. Povera la mia testa. Ma devo fare in fretta, se no chiude. Su, andiamo. Ti aspetto qui se non ti dispiace. Ma... No, voglio proprio aspettarti qui. Va bene allora, ma ti prego di non muoverti di qui. Torno fra un minuto, ok? Ok, fai in fretta. Fate la carità, Signore, vi prego la carità. Sono così povero e malato, vi prego. Vi prego, Signori. Ho tanta fame, grazie, Signore, grazie. Che il Signore la benedica e benedica anche tutta la vostra famiglia. Grazie, Signora, grazie, Dio la benedica. Accidenti, non ho nemmeno una moneta. Mi spiace. Oh. Idea. Thank you.
grazie. Ma non c'è niente. Ma guarda, mi ha preso in giro quello. Ginger. Choppy, ma che cosa ti è successo? Niente, qualcosa di molto, molto bello. Qualcosa di molto bello? Sì. Giuseppina. Giuseppina, mi dispiace, ma sembrava così povero, non aveva nulla. Choppy? Sì? Choppy? Ciao, nonna. Ma che cosa hai? Ti rinchiudi nella tua stanza, non mi dai neanche un bacino. Non ho niente, nonna, non ti preoccupare. Sei talmente preso con la scuola che non ti interessano nemmeno le storie sulle balene. Ne ho sentita una nuovissima, da sembrare quasi impossibile. Una storiella sulle balene? Ascolta, Choppy. Sono pronto. Un commerciante di vini di Manzanares metteva le botti vuote in deposito lungo la riva del fiume. Un giorno si scatenò una grande tempesta. C'era un vento violento. Il fiume ingrossato minacciava di straripare. Era una cosa veramente terribile quando il fiume straripava e inondava tutta la città. Le botti del commerciante di vini galleggiavano nel fiume. In una delle botti c'era ancora tanto vino e il commerciante e la moglie correvano sulla riva nella speranza che qualcuno li aiutasse. La mia botte è piena! La mia botte è piena! La mia botte è piena! È piena! Cosa? Una balena? È sempre così che capitano le cose. Basta un piccolo equivoco e le cose vengono travisate completamente. Ma non è una balena! Dov'è la balena? La balena! La balena! Nonna, può succedere che qualcuno sfrutti le balene e le faccia lavorare? Che strano, bambino sei. Cosa c'entra questa domanda con la storia che ti ho raccontato? Non ti è piaciuta, forse, Choppy? Sì, molto. E dimmi, nonna, le balene si possono vendere? Tu ne sai niente? Ma non saprei, non ne ho mai sentito parlare. Oh! Giuseppina! Choppy, Choppy, che ti prende? Dove vai? Muoviti più in fretta e muoviti, avanti, datti da fare. Mi scusi, non ne posso più, sono molto stanca. Chiudi la bocca, avanti, adesso sei solo mia e lavorerai come dico io. Muoviti, sfaticata. Giuseppina. Scusi, signora. Che? Conosce il mendicante che sta seduto sotto quell'albero? Oh, sì, quell'ubriacone di Gonzaro. Un vero scolabottiglie. Se lavorasse guadagnerebbe abbastanza per vivere. E invece fa il mendicante e si ubriaca. È proprio un vero fannullone.
Scusi, io vorrei... Sì, ragazzo, che cosa vuoi dal povero Gonzaro? Abbiamo forse degli affari in comune noi due? Ridammi indietro la mia balena. Cosa? La balena? La tua balena? Sì, la mia balena, Giuseppina, ridammela subito. La tua balena? La tua balena? Ma sei sveglio o mi stai prendendo in giro? Ma guarda che individui che si incontrano in giro al giorno d'oggi. La balena. Mi piacerebbe provare a gustare un'altra balena con la birra. E ne hai un'altra forse, ragazzo? Tu hai mangiato la mia balena. Eh sì, era molto buona, però non era mica cotta. Hai mangiato la mia balena, cattivo. La mia balena, ridammi la mia balena. Giuseppina. Proprio quel tipaccio. Come sono stupido. Avrei dovuto dire a Giuseppina di diventare grande e di inghiottirlo quel brutto briacone. Ma adesso Giuseppina non c'è più. La mia balena non c'è più. Ma non era proprio di mio gusto. Giuseppina! E ti prego di non fare più di questi scherzi. Stai bene adesso, Giuseppina? Come ti senti? Vedi, Cioppi, non sempre la gente è quello che sembra. Beh, io pensavo di dover fare qualcosa per lui, era così povero. Ora capisci di che razza di individuo si trattava. Non era povero, ma pigro. Pigro e imbroglione per giunta, ecco. Sì. Il modo migliore di aiutarlo era proprio quello di non dargli niente. E io che pensavo che ti avesse mangiato a colazione, Giuseppina. La compassione è una grande virtù, ma bisogna conoscere bene chi si vuole aiutare. La carità può essere pericolosa, soprattutto per gli imbroglioni. Non credi, Cioppi? È vero. E poi non ti sei comportato bene nemmeno nei miei confronti. Pensavo di fare un'opera buona, Giuseppina, e mi sono sbagliata. Così buona da regalarmi al primo mendicante che hai visto per strada, Cioppi. Oh, no, ma ora capisco. È come se avessi regalato Rosie o la nonna, vero?
Certo, ora sai che per te io sono come Rosio la nonna. Sto morendo. Penso che sia arrivata la mia ora. È finita. Eh? Aiuto! Aiutatemi! Eh? Si sente male, signora? Chiamate un'ambulanza, un dottore, fate presto, su! Bisogna informare la famiglia. Signora, dove abita la sua famiglia? Ci dica. Signora! Sono sola, non ho più nessuno al mondo. Nessuno. Ma allora, cosa si può fare? Si faccia coraggio, signora, su. Sei così gentile, grazie. Sei proprio un bravo ragazzo. Ma dov'è questo dottore? Qui ci vuole un dottore, subito! Signora, si appoggi alla mia spalla. Su, ora lasci fare a me. Ah, sorella, non ho nessun posto dove andare. L'aiuteremo noi, non si preoccupi, si faccia coraggio. Nessuno che mi aspetti, sono sola, senza famiglia. Non si è mai soli, signora. Adesso anche lei ha un posto dove andare. Grazie, sorella. Grazie, figliolo, sei stato veramente molto gentile, non lo dimenticherò mai. Adesso la vecchia signora sta meglio. Certo che sta meglio. Vedi, Cioppi, quella è veramente una persona povera. Ma la gente è veramente povera e bisognosa. Trova a volte nella vita delle persone gentili che la possono aiutare. Ma adesso non è più sola, vero? Sì, il signore ha provveduto per lei, Cioppi. Allora mi sento meglio. Cioppi? Eh? Ah, sei qui. Ah, nonna! Ti stavo cercando. Perché sei uscito senza avvisarmi? Mi dispiace, nonna. Ma perché sei uscito? Oh, niente, era soltanto un malinteso. Un malinteso? Sì, e adesso è tutto risolto. Torniamo a casa. Qualche volta proprio non ti capisco, Cioppi. Dopo alcuni giorni di scuola e di studio, Cioppi si era dimenticato di quanto era successo. Ma un giorno... E uno... E due... Eccone un altro... Ehi, Gonzalo! Eh? Da quando non riesco più a ingannare la gente con i miei pianistei, mia cara. Che fortuna! E così ho smesso di fare il mendicante. E spero solo che tu non ci caschi un'altra volta, eh? Spero proprio di no. Stai attento, Cioppi, a non cascarci più un'altra volta. Hai detto qualcosa, Cioppi? Oh, niente, la balena che ha parlato. Eh? Mi piacerebbe sapere come sta la vecchia signora. Cioppi si ricordava della vecchia signora. Non è più sola adesso, sai, nonna, la vecchia signora. Mi spiace che non ho chiesto il suo nome, ma era proprio un bravo ragazzo. Non lo dimenticherò mai più.
La tua vecchietta sta bene, Cioppi. Sì. Guarda, Cioppi, guarda! E guardate, Rosy, sta facendo l'imitazione della sua tartaruga. E non trovate che gli assomigli? Hai proprio ragione, caro. Guardate, papà e mamma, guardate che buffa! Sono proprio buffi. Cioppi in quel momento capiva quanto era bello poter avere una famiglia come la sua. Era stato davvero fortunato ad avere una mamma, un papà, una sorella e una nonna, tutti per lui. E non dimenticate che lui è anche me, la sua balena Giuseppina.